Buonasera. Vai Giancarlo, dai nuove partite. Marco, una partita stregata e tu l'hai vissuto proprio sulla tua pelle, soprattutto con quella parvenza nel secondo tempo. Cosa ci puoi dire delle persone dal campo, soprattutto dell'atteggiamento a squadra pensare che poi fino all'ultimo minuto ha addirittura portato all'espulsione su un fallo su di te e una espulsione in avanti? Ah sì, purtroppo come prestazione abbiamo fatto secondo me una grandissima gara, forse una delle migliori da quando sono venuto a Lecce. Purtroppo capita che magari fai partite non eccelse, fai tre gol e fai partite stupende come oggi e non porti a casa il risultato. Abbiamo sicuramente da recriminare prima di tutto noi stessi, perché abbiamo creato tanto e qualche palla la dobbiamo buttare dentro assolutamente. Oltre ad Avezzo sembrava che Bono ce l'avesse proprio con te, insomma. Che ti devo dire, sì, purtroppo sì, ci ho provato in tutti i modi, da fuori, da vicino, da lontano, però oggi è andata così e pazienza, non ci possiamo fare niente. Qualcuno dirà, e anche giustamente, che io sono di parte a farti questo tipo di domande. Tu ti rimani impresso, credo, di questa partita, quel colpo micidiale, quel destro esterno che è andato a finire all'incrocio di pali. A me rimane impresso invece la galoppata del 90° quando hai segnato avversari e hai ottenuto anche l'esplosione della messa. Che cosa significa dopo 90 minuti fatti, come dire, mettere a terra, avere la lucidità per fare quello che hai fatto tu al 90°? No, vabbè, questo è un grazie ai prof che ha avuto prima, ai prof che abbiamo adesso, che ci fanno stare alla grande, questo è merito loro. Ovviamente la condizione fisica dopo il virus che ha avuto col bisceglie sta crescendo e cerco di metterla a disposizione della squadra, tutto qua. Sono contento che da quel punto di vista fisico sto bene. Vai Bruno, prego. Buonasera. Intanto complimenti per la prova straordinaria personale. Parliamo di una cosa bella adesso, no? Pareggio deludente, purtroppo, prova bellissima. Ma cosa è cambiato nella tua squadra? Perché voi dal primo al 95esimo, da qualche partita a questa parte, vi impegnate, giocate con freschezza atletica, come diceva Corazzuzza, quasi come se fossero i primi minuti di gioco. C'è coesione, c'è voglia, c'è entusiasmo. Allora era un problema di allenatore. No, siamo mai. Era un problema anche. L'atteggiamento è cambiato. No, completamente. No, sai, ovviamente andando avanti con col tempo la condizione fisica appunto cresce. Ovviamente abbiamo fatto una preparazione durissima e abbiamo. In primis non siamo potuti partire alla grande, però ovviamente il mister poi ha portato delle modifiche. Che comunque ci stanno facendo rendere al meglio, assolutamente. Questo ovviamente ci ha messo farina del suo sacco, però ovviamente non era solo un problema di allenatore, in campo andiamo noi, mai si dica una cosa del genere che la colpa prima fosse di mister Rizzo. Il mister Liverani ha portato grandi cambiamenti e grande esperienza, però ovviamente in campo andiamo noi, la responsabilità è solamente nostra se noi andiamo male.